Adriano Pappalardo è stato uno dei protagonisti della prima puntata di Scherzi a parte, ma a quanto pare il pubblico non ha apprezzato. Non stiamo parlando dello scherzo in sé, ovvio, ma della sua scelta di dire sì per 4.000 euro fingendosi l'amico di un defunto. Il pubblico ha molti dubbi sulla sua scelta e se alcuni temono addirittura che qualcuno possa fare davvero questo per notorietà del proprio caro, altri chiedono a gran voce di avere l'urlatore come protagonista in altri reality di Canale 5 apprezzandolo in questa sua spontaneità e il suo trash. Per fortuna c'è anche qualcuno che non ha apprezzato lo scherzo e adesso urla contro Adriano Pappalardo al grido di vergogna. Sui social intanto tutto tace da parte dell'artista, della famiglia o dei suoi rappresentanti, ma il suo video sul sito è già andato a ruba. I fan dimenticheranno quello che è successo ieri sera e perdoneranno la caduta di stile del loro beniamino o chi lo ama e lo segue lo fa proprio per questo sperando nei suoi colpi di testa? Lo scherzo ad Adriano Pappalardo. Adriano Pappalardo decide di dedicare Yesterday dei Beatles ad Antonio. Poi il cantante racconta alcuni aneddoti sulla loro amicizia prima di cantare la seconda canzone prevista nel contratto. Tu li penserai a noi che siamo qui e parte con la sua hit e cominciamo dedicandola al defunto e alla famiglia. A fine esibizione sono tutti in lacrime. Poi il cantante esce dalla chiesa e si ferma a parlare con una donna di nome Anna, che lo mette in grande difficoltà. Il cantante continua a non capire, ma la donna le mostra un messaggio in cui Antonio le ha detto che dopo la sua morte avrebbe potuto chiedere aiuto ad Adriano per crescere il figlio. Non mi ha dato dei soldi per darli a voi, dice Pappalardo in grande difficoltà. Una complicazione che spinge il cantante a rinnegare la sua amicizia con Antonio, ci siamo incontrati poche volte, nei viaggi, nel treno, ma di te non mi ha mai parlato. Alana a questo punto lo ferma, non vorrei che tu, i soldi te li tieni, non me li vuoi dare. Pappalardo allora va sulla difensiva, posso denunciarti e chiama l'impresario pronto ad andare via. Il cantante si confida con l'impresario e la moglie, Antonio non lo conosco per niente, lo conoscevo come conosco tanta gente. Sul finale poi un cantante neomelodico si avvicina al cantante chiedendogli, anche tu canti ai funerali? E rivelandogli il suo cachet di 9.000 euro. Cifra che fa letteralmente imbestialire Adriano che, avvicinatosi alla bara del defunto, scopre che il morto ha la sua faccia. Poi la verità, sei su Scherzi a parte. Il cantante arriva in studio e racconta, non volevo andare, ma che faccio punto punto punto. Poi l'impresario dice non vorrei che ci portasse sfiga. La cosa che mi ha fatto veramente scoprire certe cose che, a volte la situazione è ancora grave, che io e mia moglie abbiamo pianto sul serio, racconta Pappalardo, che rivela non avevo mai assistito ad un mio ammiratore che era morto. Punto si finge amico di un uomo morto. Punto Adriano Pappalardo è caduto nel tranello di Scherzi a parte. Il cantante di Ricominciamo viene contattato per cantare al matrimonio di una coppia, ma improvvisamente lo sposo muore. Così l'organizzatore propone alla gente di far cantare ugualmente l'artista, ma la funzione funebre. Non ci vuole tantissimo a convincere né la gente né l'artista, visto che accettano ugualmente di suonare, ma al funerale dello sposo. Lo stesso conduttore Paolo Bonolis in studio ironizza dicendo, è bastato un bonifico per fare accettare Adriano Pappalardo.
Giunto in chiesa, l'artista abbraccia i parenti e si ferma a parlare con la figlia, un odore che non si può dire. Non solo, si avvicina anche alla bara per vedere il volto del defunto. Io sono talmente, non lo so se dire distrutto o confuso, vorrei solo dire ad Antonio che lui ha fatto uno dei passi più importanti della sua vita e l'ha fatto con coraggio, dice in lacrime Adriano. Lui conosceva tutto di me, le canzoni, poi non so perché ci si incontrava nel ridere per le stesse cose, racconta Pappalardo. Punto il ritorno a Scherzi a parte. Adriano Pappalardo sarà protagonista di Scherzi a parte, a distanza di tanti anni dalla precedente e pesante burla. Il programma lo incontrerà nella prima puntata della nuova edizione e non possiamo davvero immaginare che cosa gli capiterà. Possiamo intuire però la reazione dell'attore italiano, da sempre conosciuto per quella vena sul collo pronta ad ingrossarsi ad ogni sfuriata. E non è un caso del resto che la sua hit più famosa, Ricominciamo, raccolga tutta la sua passionalità sotto ogni punto di vista. Pappalardo del resto non è nuovo agli scherzi, anche se finirà per la prima volta nel mirino di Scherzi a parte. Rimane nella storia invece quanto accaduto alle Iene, l'artista, ignaro, è stato abbandonato in autogrill. Grazie ad una finta telefonata di lavoro, Pappalardo ha lasciato in fretta e furia le Honduras dove aveva appena accompagnato il figlio Laerte, salvo poi ritrovarsi in trappola. Sarà l'autista, complice del programma, a fingere di dimenticarlo all'autogrill per oltre 20 minuti. Il tutto dopo aver ricevuto costanti telefonate della compagna, sempre più gelosa. Non si è concluso comunque nel migliore dei modi, dato che Big Adriano ha minacciato al telefono il povero Niccolò, anticipandogli di volergli spezzare le gambe per il torto subito. Sappiamo inoltre da alcune indiscrezioni rilasciate da Paolo Bonolis a Sorrisi che una delle vittime di questa edizione imprecherà di fronte alle telecamere. Che si tratti proprio di Pappalardo. Adriano Pappalardo, come mai è scomparso dalla TV? Adriano Pappalardo, tra i protagonisti di Scherzi a parte, è ormai scomparso dal piccolo schermo, ma viene ricordato spesso in TV anche da altre persone. Da Walter Nudo, attuale concorrente del GF VIP 3, che non può dimenticare la loro esperienza a due all'Isola dei Famosi, fino a Selvaggia Lucarelli. La penna velenosa del Fatto Quotidiano ha accennato al suo rapporto con l'ex suocero pochi mesi fa, quando è stata ospite del programma Vieni da me di Caterina Balivo. Il legame fra i due sembra ormai essersi spezzato da tempo, tanto che Pappalardo non rivolgerebbe più la parola alla giornalista. La freddezza che ha adottato Adriano non finisce qui, visto che l'attore preferisce non farsi vedere dall'ex nuora nemmeno quando va a prendere il nipotino Leon. Manda la moglie a prenderlo, ha sottolineato infatti la Lucarelli. Sul motivo di tanto astio cala però il silenzio, anche se Selvaggia ipotizza che sia un antico livore legato al fatto che abbia voluto lasciare il figlio. Oppure quel tipico orgoglio che attribuisce alla stirpe Pappalardo. La Lucarelli tuttavia spera ancora in una riappacificazione. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.